Ciao, benvenuto a questo secondo e ultimo video di oggi. Bene, qui ti parlo del concetto un po' yin e yang, della dissonanza e della consonanza, di cui ti ho parlato un sacco di volte. La dissonanza sono accordi soprattutto aumentati o diminuiti, sono accordi di quel tipo, mentre accordi consonanti sono accordi di terza, maggiore, minore e di sesta, principalmente. Dissonanza possono essere anche accordi di settima, maggiore o minore, accordi jazzistici appunto, mentre invece in seconda minore, che è l'intervallo più dissonante di tutto, è seconda maggiore. Allora, quello di cui ti voglio parlare è: prova a combinare suoni appunto consonanti e dissonanti. Allora, suoni consonanti, come ti ho già detto, prova la terza, maggiore o minore, da quel senso di equilibrio, di pace, fallo come se fosse una meditazione. La consonanza dà quel senso di pace, di allegria, di stabilità, esatto, di essere tranquilli, mentre invece la dissonanza dà un senso potrebbe dare un senso di rabbia, se tipo la seconda minore, quel senso di aggressività, di rabbia. Se invece diminuito la quarta, aumentata, quinta, diminuita, e invece in quel caso dà un senso più di paura, invece un senso più di tristezza, così lo può dare in accordi minori, terza minore. Questo è il principio. Ciao, al prossimo video!